partita, che vittoria è stata? È una bella vittoria, il 90esimo, poi è sempre, sempre più bello vincere, rimane sempre un qualcosa in più, quindi sicuramente una base per poi ripartire bene la settimana prossima. Ti abbiamo visto esultare verso la Nord molto, in maniera molto vigorosa. Oggi abbiamo avuto l'appoggio della curva e quindi è stato importante, quindi esultare con loro, poi quando si crea un ambiente così in casa che dobbiamo assolutamente riconquistare, diventa importante, quindi esultare con loro poi è una conseguenza. Se non sbaglio, la prima senza gol subiti, per un portiere insomma è qualcosa penso di speciale, no? Un po' come un attaccante quando fa gol, insomma. Volevo chiederti queste, insomma, le sensazioni e poi come ti trovi con l'arrivo di Mazzantini, insomma, le prime impressioni. No, non subire gol per un portiere è fondamentale, è la cosa più bella, esatto, come per un attaccante non segnare, perché poi se il portiere non subisce gol o pareggio vinci, quindi è molto positivo. Oggi la difesa, come ho detto l'altra volta, la linea difensiva parte dall'attacco, quindi oggi abbiamo lavorato molto bene, vicini, compatti, abbiamo lottato su ogni pallone e poi alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Il mister Mazzantini mi porta, noi portieri, ci porta una grande esperienza, lui qua ha lasciato un ricordo incredibile, ha fatto molto bene, poi è un portiere che ha fatto la Serie A in maniera importante, quindi sicuramente ci aiuterà molto. Poi dopo questo voglio dire, ho lavorato comunque anche prima con Vecchini 2 settimane, quindi voglio ringraziare anche lui, che comunque rimarrà con noi. Ciao. Allora, domenica la prossima partita sarà Frosinone, no? Che tu hai giocato qualche partita nell'anno di Serie A, correggimi se sbaglio, sì. No? Quindi ci tieni particolarmente a questa partita? C'è qualche magari rivalsa da, sportivamente parlando ovviamente, da prendersi? No, io a Frosinone ho giocato 33 partite, 34 adesso non mi ricordo di preciso. Sono stato bene, purtroppo poi l'anno non era terminato bene per quanto riguarda il risultato finale, però abbiamo sempre avuto l'appoggio dei tifosi e anche io personalmente non ho rivincite. Vado là come un giocatore del Perugia che vuole fare una prestazione importante e portare a casa dei punti importanti. Oggi è rischiato davvero poco, diciamo i meriti oltre i tuoi, se no anche un pochino tutto il reparto difensivo. Sì, no, oggi, come detto prima, abbiamo lavorato molto bene. Alla fine il Palermo rimaneva in zona pericolosa, ma non ha creato occasioni importanti, mentre noi, secondo me, ne abbiamo avute qualcuna in più, volendo vedere, perché abbiamo preso anche una doppia traversa e anche su vari cross ci poteva anche segnare prima. Quindi sicuramente per un portiere queste alla fine sono le partite che richiedono maggiore attenzione, perché può succedere qualcosa in qualsiasi momento e sicuramente poi quando non si subisce gol non è solo merito del portiere, ma è merito di tutti, dagli attaccanti, centrocampisti e difensori. Si può avere una curiosità della scelta del numero, il numero 3, il numero perfetto per i pitagorici o c'è qualcosa? No, il numero 3 era libero in Serie B, non c'è la libertà di scelta di ogni numero. Era un numero il più basso, in più poi c'era questa cosa che il 3 è il numero perfetto e quindi ho voluto prendere il 3. Perché